Ciao ragazzi, seconda puntata di Impressione a letto, sono le 20:25. Oggi non è tardi come le altre volte, però ho deciso di farla adesso perché comunque non c'è nessuno a casa, inoltre è più presto, magari sono anche un po' più sveglio e posso parlare meglio e posso strillare perché non c'è nessuno, quindi parlo più forte e quindi più si sentirà meglio. Avevo già detto nella prima puntata che per la seconda volevo parlare di layout, quindi oggi ho l'ispirazione per fare il video. E incominciamo a parlare di Hideout. Hideout è un volume unico scritto da Kakizaki nel 2010, uscito qui in Italia nel 2013 a ottobre per Planet Manga al prezzo di 7,50 euro. Allora, prezzo secondo me ci sta perché l'edizione è veramente molto buona. Abbiamo la sua copertina fatta benissimo con quei grafici che sembrano veramente veri. E pagine a colori, 13x18 appunto, le pagine sono buone anche quelle, quindi l'edizione non c'è da dire niente, 7,50 euro magari non è poco, però comunque è poco in relazione all'edizione che c'è, perché abbiamo visto che la Planet fa edizioni anche peggiori allo stesso prezzo, come ad esempio non so, la Notte Boom Boom, che non ha neanche le pagine a colori, però costa appunto 7,50 euro, si poteva mettere anche 5,90 magari, ma vabbè. E comunque non soffermiamoci troppo sull'edizione, che l'ho già detto praticamente ovunque, è buona. Questo è appunto un volume unico e secondo me questo è un volume che afferma Kakizaki. Perché? Perché Kakizaki nelle sue opere precedenti, che io ho letto, ho letto Chain X, sto leggendo adesso Rainbow, sto uscendo adesso questi giorni. Adesso sta uscendo in edicola. E quindi, nonostante nelle sue prime opere il tratto fosse molto buono, molto bello, molto reale, sporco, ma comunque in questa opera, che è del 2010, proprio il suo disegno secondo me è diventato perfetto. È proprio reale, cupo, molto movimentato, sporco, veramente tutto quanto quello che voglio io da un disegno. Le tavole sono impostate benissimo, la regia è ottima e secondo me è veramente uno dei tratti che mi piacciono di più, insieme a quello di Masano e cose del genere, anche se sono due tratti, cioè le storie sono diverse, però secondo me non sono neanche troppo diversi come tratti, perché comunque c'è, no, ho detto una cazzata grandissima. C'è molta cura per gli sfondi, però anche i personaggi nelle facce, in questo è molto migliorato, nelle facce dei personaggi c'è proprio, sembrano avere proprio la paura, su Hideout specialmente, c'è quel coso che sarebbe là il cattivo, che non si capisce bene che cosa cazzo sia, che veramente lo vedi, mette paura, anche gli occhi di Hideout fanno veramente paura. E è questo quello che bisognerebbe fare. Quello che ti vorrebbe fare un manga del genere, infatti quello è proprio un manga horror, ma horror come se ne vedono pochi. E come ho già detto, secondo me questa è un'opera che afferma tanto Kakizaki, e o che almeno a me me l'ha fatto amare, perché anche nelle sue opere precedenti lui non aveva scritto la storia, aveva solamente fatto i disegni, che come ho già detto erano molto buoni, ma qui proprio sono esplosi, diventati bellissimi. Quindi magari si potrebbe pensare che dici sì, è un bravo disegnatore, tipo coreano, no, lui è un bravo disegnatore, però non è capace a fare le storie, quindi non sei un mangaka completo. Invece in questo volume unico la storia è molto bella, nonostante sia solamente un volume e quindi non si possa più di tanto sviluppare, non ci possono essere troppe cose insomma complicate. Comunque io questa storia l'ho apprezzata. Perché? Perché comunque è una storia che si svolge in poco tempo, gli eventi fondamentalmente non sono tantissimi, cioè ci sono alcuni flashback messi giù bene, non troppo lunghi, che comunque fanno capire quello che succede, perché il protagonista si comporta così e quello che succede, cioè il ritmo è molto frenetico, diciamo, e trama molto movimentata.
È giusto che sia così perché appunto un volume unico non è che bisogna perdersi troppo in chiacchiere, infatti questo volume è molto veloce, una lettura molto scorrevole, intrattiene tantissimo. Per cui ecco, anche la storia è bellissima. E magari aspetto di leggere Grimbold che essendo un po' più lunga, e anche questa qua la storia è sempre di Kagezaki, magari può essere più sviluppata, comunque questa trama io l'ho amata e non la considero la cosa appunto principale di questo manga, la cosa principale del manga che secondo me lo rende così bello, almeno ai miei occhi e anche a tutti quanti quelli che l'hanno letto, è appunto i disegni, quello che più che altro ti suscita il disegno. Infatti questo è un tratto che per il manga che è perfetto, perché un manga horror disegnato in questo modo fa veramente paura, cioè io l'ho letto penso era una sera, ma sul tardi. Veramente, quando guardavo quegli occhi, quel personaggio, quando vedo quello che succede, davvero un attimo, cioè paura come quando vedi un film horror fatto bene, quando c'è un gioco horror che hai paura magari di girare un angolo, che è così, che a me capita francamente di rado, ma solamente poche volte mi è capitato, e con i fumetti forse solamente con questo, forse. Un tratto bellissimo, molto. È molto difficile secondo me ricreare l'ambiente di. Ricreare quell'ambiente. Infatti è tutto quanto ambientato in questa grotta che dove non c'è tanto la mano dell'uomo, in poche parole è una grotta, ma dopo mi sembra che ci siano comunque altre stanze, così cose fatte comunque da un uomo, da una persona. E quindi è molto difficile ricreare appunto questo ambiente naturale, inoltre è sempre tutto quanto scuro, perché comunque è una grotta, quindi deve essere scura, i colori sono molto spenti. E secondo me non è facile per niente disegnare una cosa del genere, lui ce l'ha fatta benissimo, perché gli sfondi sono qualcosa di spettacolare. Le tavole potete anche trovare su internet, se ce ne sono certe spettacolari. Comunque la storia, ritornando sempre a parlare della storia, sto facendo molto così a cazzo come se stessi parlando e registro. Ovviamente parlo da solo, spero che qualcuno voglia dire. Stavo parlando della storia. La storia comunque riesce a intrattenerti e anche questo, anche appunto con il disegno, questo manga, cioè non ho le parole per dirlo, è bellissimo. Dovete comprarlo. Io questo manga, l'ho già detto, non ce l'ho. Ma comunque è una delle prossime cose che comprerò. Perché comunque appunto l'avevo letto, che stavo pensando, ma perché dai rileggerlo, perché comprarlo, magari l'ho già letto, quando poi l'ho usato ho detto che ci tanto, invece mi sono deciso perché delle due vorrei recuperare tutto quanto quello che esce in Italia, perché appunto a forza è diventato uno dei miei preferiti. Credo di aver detto tutto, anche se si potrebbe parlare tantissimo, non voglio fare 20 minuti di video. E per cui è un fumetto che io vi consiglio e spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, se non vi è piaciuto il modo in cui l'ho fatto, perché è stato fatto veramente a cazzo questo video, mettete magari non mi piace, però sono più contento se mettete mi piace. E commentate, fatemi sapere se l'avete letto, che cosa ne pensate, se ho scordato qualcosa, perché sicuramente avrò dimenticato qualcosa. Questa rubrica è come un blog praticamente, solamente che io parlo di fumetti invece che di YouTube attualità, come fanno tanti. E appunto per questo vi invito appunto a commentare, se io lancio un input, dico giusto qualcosa, anche se non ho il mood che sto parlando, comunque questa è un'opera che sicuramente tanto. Appunto, quindi spero che il video vi sia piaciuto, commentate, mettete mi piace.